sono Marco Piuzzi di Frosinone e quest'oggi presenteremo la pizza napoletana in versione ai 5 cereali, un prodotto più dietetico, più naturale, con una farina più nostrana, di antiche origini. E l'impasto è fatto da noi con una lievitazione dalle 15 alle 18 ore e adesso vi faccio vedere. La ricetta che proporrò è una ricetta classica per la nostra zona, per la nostra ciociaria: crema di zucca, funghi porcini, mozzarella e lardo di colonnata, che non è proprio ciociaro, però è un grande prodotto nazionale. Vediamo subito i panetti, sono da 260 grammi e vengono stagliati, vengono fatti riposare a temperatura ambiente, poi vengono, adesso li ammacchiamo, come si dice alla napoletana, e vi faccio vedere il procedimento. Facendo sempre attenzione al bordo perché dobbiamo creare l'effetto desiderato. Lo schiaffo, che è di tradizione napoletana. Il diametro della nostra pizza rispetterà sempre i canoni della pizza napoletana, quindi 32-33 cm di diametro. Ok, passiamo al condimento, quindi crema di zucca, stendiamo bene lasciando sempre un margine di 2-3 cm dal bordo. Chiaramente a crudo, tagliato e condito con aglio, olio extravergine e sale. Perfetto. E adesso andiamo a tagliare la nostra mozzarella. La nostra mozzarella è un fior di latte della pianura Pontina, una località vicino a noi, a Latina. Quindi il raccolto del latte è semplicemente nostro, nostrano, quasi a chilometro zero, un fior di latte fresco tagliato a coltello come vuole la tradizione napoletana. Le grammature sono importanti, almeno per me, quindi per non andare a coprire altri gusti, quali quelli forti del fungo porcino e quello dolce della crema di zucca, vengono impiegati all'incirca dai 70 agli 80 grammi di fior di latte. Troppo sarebbe eccessivo, perché comunque essendo un fior di latte fresco caccerebbe troppo latte, andrebbe solo a bagnare troppo la pizza. Adesso mettiamo il famoso basilico, che sulla pizza napoletana non può mancare, e l'olio extravergine di oliva con il famoso 6 del pizzaiolo. Adesso il forno andrà infornato per un paio. La pizza napoletana prevede 60-90 secondi di cottura a 480 gradi. Noi, avendo un forno elettrico con le stesse caratteristiche, perché la nostra camera interna è fatta con la vetra biscotto di Sorrento, che si trova nello stesso forno artigianale napoletano, però essendo elettrico manca di raggiamento, quindi avrà bisogno di qualche secondo in più di cottura. Cottura a 370 gradi per un paio di minuti. Sono passati circa 3 minuti dall'inizio della cottura. Chiaramente ripeto che la cottura è leggermente più lunga perché è un forno elettrico, anche se ha le caratteristiche il forno di un forno di cottura napoletano. Manca solo il raggiamento della fiamma. La pizza è quasi pronta, ricordiamo che ha sempre comunque bisogno di qualche secondo in più perché è una pizza di 5 cereali, quindi è una farina che va cotta leggermente di più. Si fa asciugare un po'. Ok, la pizza è pronta. Adesso andiamo ad aggiungere il
tratto di Livorno. Per terminare la nostra ricetta abbiamo tagliato del lardo di colonnata a fette sottili e lo andiamo ad adagiare sulla pizza ancora ben calda, appena uscita, in modo che si incominci a fondere sugli altri ingredienti, sulla crema di zucca, sul fior di latte e soprattutto sul fungo porcino. La pizza è terminata, possiamo pure tagliarla. Andiamo un attimo a tagliare per vedere la... dare il famoso crocchio, croccante fuori e morbida dell'interno. Questo è il nostro prodotto finale con una farina dei 5 celiaci. Con questo è tutto, la pizza è pronta, un saluto a tutti da Marco Piuzzi.